Segretario, questa mattina c'è stata questa importante riunione, è stata anche un'occasione per un importante chiarimento. Lei ha, come dire, in un certo senso illustrato un percorso. Qual è? Ce lo spieghi. Allora, il percorso che io ho auspicato con i consiglieri comunali, con il consiglio, ma anche con la stessa amministrazione, a mio avviso dovrebbe essere un percorso più basato sulla sostanza, più basato su un atteggiamento virtuoso che dovrebbe adottare il Comune di Giara nella sua gestione contabile, nella sua gestione finanziaria, piuttosto che andare analiticamente ad affrontare la questione della impugnabilità o impugnazione concreta di un provvedimento amministrativo piuttosto che una delibera di una sentenza. Perché dico tutto ciò? Perché indipendentemente da tutto quello che è comunque la Corte dei Conti, sia in sezione regionale sia in sezione riunite, poi ci ha riconfermato, quello che oggi è all'esame la situazione contabile finanziaria del Comune di Giara. La situazione, indipendentemente dal fatto che l'esame è sul primo piano di riequilibrio, sul secondo piano di riequilibrio, sugli obiettivi, che certamente sono aspetti rilevanti e importanti che hanno la loro dignità e sono stati adeguatamente rappresentati sia in sede di sezione di controllo che in sede di sezione riunite, però comunque la Corte ha comunque lanciato questo messaggio al Comune. In ogni caso quello che è importante è andare verso una sana gestione finanziaria. La sana gestione finanziaria è la sostenibilità della gestione da parte del Comune. Adesso ora sono quasi in dirittura d'arrivo e si sta veramente molto accelerando su due provvedimenti che sono fondamentali e importantissimi, che sono il rendiconto di gestione 2016 e soprattutto, dico in particolare, il rendiconto di gestione 2017. Parte dire brevemente che il rendiconto di gestione 2017 oggi è un documento che pochi comuni in Sicilia ancora hanno approvato, nonostante il termine sia appena scaduto, e noi l'abbiamo in importante fase di lavorazione, quindi non dico che domani mattina sarà finito, ma mi auspico che nel giro di un mese circa più o meno possa essere terminato il lavoro. Le risultanze che vengono fuori dalla gestione sia 2016 ma soprattutto in particolare, continuo a dire, 2017, cioè l'ultima gestione finanziaria, l'ultimo esercizio finanziario oggi che si è espletato, è una situazione differente rispetto a quella che è stata prospettata dalla Corte. Attenzione, non perché l'ha prospettata dalla Corte in sua testa, ma per come ovviamente gli era stata rappresentata dai dati contabili trasmessi sia del Comune che nella relazione del Collegio dei Revisori. Io credo che rappresentare da un punto di vista sostanziale una differente andamento della gestione, e quindi con l'applicazione seria e concreta di correttivi e di una gestione virtuosa e prudenziale, sia la migliore risposta che possiamo oggi dare per il Comune di Giara. Tutto questo in mezzo ovviamente al netto della politica comunale. Assolutamente, io non entro nel merito politico, io sto semplicemente e esclusivamente analizzando i dati che sono dalle risultanze contabili, risultanze ovviamente del nostro bilancio, e soprattutto sto analizzando e cercando di entrare nel merito su quella che è la situazione da un lato debitoria e dall'altra parte creditoria, riscontrando che comunque il Comune di Giara è un ente che in ogni caso ha i suoi crediti che possono sicuramente, certamente con un'operazione di organizzazione, per carità, bisogna comunque lavorare tanto, cercare di incentivare tanto la macchina amministrativa e non disincentivarla assolutamente, perché questo sarebbe la fine del Comune, perché tutto passa sempre attraverso una buona organizzazione dell'ente. La buona organizzazione secondo me non ha colori politici, ma semplicemente la voglia di voler fare per una città e per un territorio.